Dentro l'edificio nel quartiere capo, ormai in stato di abbandono, sono stati trovati 103 vasi di plastica di colore nero, pieni di terriccio appena annaffiati e curati con diverse piante di cannabis dal fusto alto 1,5 metri. I locali dell'ex convento di Sant'Agata alla Gulla, un tempo luogo di preghiera, erano diventati una vera e propria serra per coltivare droga. All'interno era stato montato un impianto di aerazione curato nei minimi particolari per far crescere le piante grazie all'utilizzo di grossi tubi in alluminio collegati ad estrattori. L'illuminazione veniva assicurata con un allaccio abusivo alla rete dell'Enel che faceva funzionare ben 32 alimentatori e altrettante lampade alogene. I militari hanno trovato un misuratore di umidità collegato all'impianto di irrigazione. In un'altra stanza c'era un altro impianto con altri 19 vasi di plastica vuoti e 194 vasi di colore nero, dove le piante erano state da poco tagliate e messe per terra ad essiccare. Dopo la scoperta, le indagini comunque vanno avanti per accertare chi si occupasse della coltivazione e chi avesse la disponibilità dell'immobile. La sentenza risale a un mese fa ed è stata pronunciata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, ma oltre a fare discutere rischia ora di dare il colpo di grazia ad una grossa fetta del commercio, soprattutto in Sicilia, perché proprio con quella sentenza viene sancito il divieto di vendita di frutta e verdura all'aperto, un'abitudine oltre che una tradizione particolarmente diffusa nell'isola e non soltanto nei mercati storici già al collasso come quelli della Vucciria, del Capo o di Ballarò a Palermo. Secondo il pronunciamento della Cassazione, i commercianti sorpresi a esporre in strada cassette di frutta, verdura e ortaggi rischiano una condanna penale e vanno incontro ad un'ammenda. Il riferimento è quello alla legge 283 del 1962 che contiene le regole sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Il caso su cui la Cassazione si è espressa nel febbraio scorso riguardava l'ammenda inflitta dal Tribunale di Nola ad un commerciante di Pomigliano d'Arco che però aveva fatto ricorso. Un ricorso che la Cassazione ora respinge confermando la validità del divieto legato all'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari. Percepiscono l'indennità di disoccupazione circa 600 euro in attesa di ricevere la destinazione di impiego da parte della Regione, che però non ha posto per loro e quindi dispone che ad assumerli sia il Comune di Palermo. Rischia di trasformarsi in uno scontro istituzionale la vicenda dei 370 ex PIP attualmente in stand-by, l'ultima tranche di lavoratori provenienti dal bacino di 3.200 lavoratori socialmente utili via via stabilizzati. L'assessorato regionale al lavoro, dopo il censimento interno, tira le somme e annuncia nessun'altra possibilità di impiego esiste per gli ultimi 370 ex PIP se non quella di essere collocati dal Comune, e del resto è proprio a Comune e Regione che la finanziaria del 2013 imponeva l'onere di trovare una collocazione per questi lavoratori che peraltro a breve si vedranno scadere anche l'indennità di disoccupazione. In Sicilia sono 59.000 posti di lavoro persi negli ultimi 5 anni nel settore dell'edilizia, dato legato alla crisi delle imprese, in tutto 600 quelle fallite nello stesso arco di tempo. Un circuito vizioso nel quale trova terreno fertile il lavoro nero e il pericolo di infiltrazioni mafiose all'interno del settore. Per avviare una prima ripresa, la Regione potrebbe sbloccare 7 miliardi disponibili da investire nelle infrastrutture e per la messa in sicurezza, rilanciando così l'edilizia, evitando il collasso del comparto e delle industrie ad esso collegate. Un dato allarmante da non sottovalutare, quello emerso durante il forum sulla legalità alla Camera di Commercio di Palermo. La criminalità continua ad avere un forte impatto sull'intero tessuto economico italiano, sottraendo il 4-5% del prodotto interno lordo. Fondamentali dunque nella lotta al crimine organizzato sono l'impegno e la collaborazione degli imprenditori. L'Unione Camera per questo ha predisposto 52 sportelli di ascolto per aiutare anche nei casi di estorsioni e usura. Al centro del forum è stato affrontato anche un altro tema legato sempre alla legalità, quello relativo al futuro delle aziende confiscate. In Sicilia sono 623 con oltre 30.000 dipendenti, molte di queste affidate agli amministratori giudiziari, ma spesso, dice il presidente della Camera di Commercio di Palermo, 9 su 10 finiscono in fallimento.